Abbiamo svolto campi d'arma, scuole e tiro, attività in bianco e fuoco in tutti i più importanti poligoni del paese. Abbiamo sviluppato e mantenuto le nostre capacità in tutti i settori. Abbiamo onorato i caduti, in particolare il Milite Ignoto, partecipando a innumerevoli cerimonie. Abbiamo celebrato come meritava l'anniversario della Costituzione del Corpo e abbiamo trionfato al 60° Raduno Nazionale Bersaglieri presso la città di Cuneo. Dopo mesi ancora si parla di quanto fatto dalle Cravatte Rosse. Viva l'undicesimo, viva i bersaglieri, viva l'esercito e viva l'Italia nostra. Undicesimo reggimento bersaglieri, attenti! Viva! Ufficiali, sottufficiali, graduati, volontari e personale civile, in nome del Capo dello Stato voi riconoscerete il colonnello Gabriele Vacca quale comandante dell'undicesimo reggimento bersaglieri. Presentate! Reggimento Bianco! Reggimento Evoto! Prende la parola il 62° comandante della 132° Brigata Corazzata Ariete. Il comandante è solo, come ricordava poc'anzi il colonnello Cicuto. Quale tuo comandante sono ordinato, ti garantisco sin d'ora che potrai operare con la necessaria serenità che responsabilità così complesse richiedono, e potrai contare sempre sul mio appoggio, sul mio supporto in qualunque circostanza. Mi rivolgo infine a voi bersaglieri dell'undicesimo reggimento qui schierati. Voi siete il nostro orgoglio, sono sicuro che saprete fornire al vostro nuovo comandante con immutato slancio, determinazione, coraggio e generosità
da veri bersaglieri tutta la leale collaborazione di cui il comandante ha bisogno e vi richiederà per continuare ad onorare la vostra bandiera di guerra e affrontare le difficili sfide che si pongono dinanzi al reggimento nel futuro. Fedeli al vostro motto, quis ultra, sempre pronti. Viva l'undicesimo reggimento bersaglieri, viva la 132esima brigata corazzata Ariete, viva l'esercito italiano. Reggimento bersaglieri, attenti! Qui sopra! Urra!